Noi invitiamo tutti, anche perché una linea di demarcazione immaginaria può esserci, ma è facilmente oltrepassabile. Non penso che sia fatto male, che si sia rotto qualche arto, è ancora vivo, è qui con noi. Quindi lui oggi ha fatto un passo veramente molto importante, da vegetariano da oggi diventerà vegano e niente, lascio la parola a lui un attimo. Allora, come un appena nato vegano, ho notato in pratica che la decisione di diventare vegano è avvenuta quando in pratica ho messo al primo posto la mia coscienza rispetto a quello che è ad esempio il volere della massa che mi circonda, oppure il piacere del palato, perché ammettiamolo, la carne con tutta la roba che ci mettono dentro è buona e così. E questo, sì, con la roba che ci mettono dentro, perché non è il vero gusto della carne. La carne reale non ha gusto, non ha sapore. Se mangiassimo quella non avrebbe sapore. Cos'è che volevo dire? Io volevo parlare prima, volevo dire le cose che ha detto quel ragazzo prima, lui, grandissimo. È vera sta cosa, perché la gente non ci pensa, però in realtà il fatto di non mangiare più gli animali, di essere vegano così, non è una cosa che si discosta dalla lotta contro il razzismo, la lotta per i diritti delle donne, la lotta per i diritti dei gay, dei vari orientamenti sessuali. Si tratta sempre di persone, ad esempio noi che siamo una minoranza al momento, di persone che decidono, invece di pensare secondo il volere della massa che le circonda, pensa secondo la loro coscienza. Ed è allora che i cambiamenti avvengono. Perché al momento siamo una minoranza e magari la gente ti prende in giro, ti dà dello sfigato perché appunto non vuole venire coinvolta. Però secondo me la storia, il tempo e la storia proveranno che avevamo ragione alla fine. E bisogna sperare che la gente se ne renda conto in tempo, prima che sia troppo tardi. Bravo, è vero.